Torniamo con la software house, come detto, da dove ci eravamo lasciati, quindi stavamo ricercando qualcosina. Poi, ancora non stavamo sviluppando nuovi titoli perché stavamo, come detto, sistemando un attimino le cose. Al momento siamo in fase di tutti all'Arenberg free to play. L'abbiamo appena passato da free to play da poco, ok. Cyber Fantasy Bug lo stiamo ancora distribuendo noi, lo stanno producendo. Tor Vergata l'avevamo passato a free to play e ci ha fatto anche guadagnare 32 milioni. Tutti all'Arenberg aveva fatto registrare milioni e milioni prima, quindi vediamo, c'è qualcuno in bagno, ok? Se riuscirà a farci guadagnare qualcosa anche in versione free to play. E vediamo anche, al momento vanno bene i giochi sportivi. L'argomento moto noi non li abbiamo mai fatti, forse, però non facciamo in tempo a farlo, credo, perché no, in 36 settimane non ci riusciremo mai nella vita. Però possiamo pure provare i server qua, controlliamoli. Signori, vediamo un attimino, perché come detto c'è stato, no, c'è stato un aggiornamento, ma lo sviluppo delle console ancora non l'hanno aggiunto, no. Non c'è sta lo sviluppo delle console, quindi dobbiamo ancora aspettare. Anche per questo, come detto, ci regoliamo un pochino per quanto riguarda la la frequenza delle live ops, perché... Grazie a Doflasimo per i 5 orozzi, la gioia di sentir dire 22, proprio in abruzzese. Grazie Doflasimo, grazie per la donation, gracias, grazie mille. E quindi ci manca lo sviluppo di console. Purtroppo questo è quanto, signori. Dobbiamo aspettare l'aggiornamento. Ricordiamo, siamo ancora in accesso anticipato per il gioco. Quindi vabbè, ci sta pure, ci sta pure. No, non lo dobbiamo ricercare. È semplicemente non l'hanno ancora fatto, signori. Che vedevo di... Non... Andrà aggiunto pian piano. Intanto questi li mettiamo a ricercare dei temi, tanto ormai li abbiamo fatti praticamente tutti, quindi mettiamoli qui a ricercare i temi. Proviamo a fare un titolo sportivo, motoristico, proviamo. Sviluppa un gioco, nuovo gioco. Allora, gioco standard, va bene. Tripla A? Ma sì. Genere sport, dove siamo ferrati. Argomento principale, oddio, moto ce l'abbiamo? Moto ce l'abbiamo. Moto e sottogenere. Grazie a Sensimedia92 per i due. Grazie Sensimedia, grazie per la resub. Grazie mille per questo secondo mese. E allora, voi siete pronti per le cose giuste qua? Allora, in linea teorica, se noi volessimo andare a buttarci un racing, ci possiamo mettere anche simulazione, facciamo un simulativo sottogenere moto e vabbè, moto basta, mo va bene moto, mo non esageriamo, senza licenza ci può stare, vediamo se funziona il coso del il titolo, lo valutiamo. Allora, il motore ci abbiamo questo qua bello prepotente. Vediamo anche quelli che non ho acquistato. Adesso iniziano a uscire magari anche delle console. Pretendo Switch. Allora, Pretendo ha vinto tutto. C'era anche il Pretendo 3SD, tra l'altro. Però Pretendo ci sta, eh. Io Pretendo ci sta, onesto. Anche se la quota di mercato adesso è poca. Per carità, nel mentre che sviluppiamo può essere pure... non lo so, però... Noi al momento abbiamo comunque computer, vabbè, il computer è il main. Quota di mercato, vabbè, queste portatili non ce le possiamo mettere perché a livello tecnologico non gliela fanno. Non so se questo potrebbe arrivare ad aumentare un pochino la quota di mercato, però non credo arriverà al 5%, che è il minimo di quelli che abbiamo, nel mentre usciranno probabilmente anche altre console, però vabbè, proviamo così. E poi tutte le lingue qua, ok, facciamo il massimo che possiamo fare. Anti-cheat, vabbè, compriamolo, magari c'è anche il multiplayer, ce lo metteremo.
Protezione della copia. Vabbè, siamo partiti con 1,5 miliardi di dollari. Insomma, possiamo anche acquistare qualcosina. Allora, ecco, qua ci han culato. Qua ci han culato. Perché hanno aggiornato il gioco cambiando il sistema di sviluppo. Quindi tutte le cose che avevamo messo e che avevamo intrigato non funzionano più. Non funzionano più. Quindi. Però aspetta, prima c'era queste due tra di loro. O sbaglio? Ma scusa. Ah, ok. Mo so cazzi. Nel senso. Allora, Racing prima era un 10-8-9-5-6. Quindi. Ce li ha cambiati tutti. Dobbiamo andare random. Allora, per quanto riguarda. Vabbè, questi qua, per quanto riguarda questi, possiamo mettere non violento assolutamente. Racing, che fai non violento? Mo' andiamo a caso, signori. Facile o difficile? Una via di mezzo. Per giocatori accaniti occasionali, una via di mezzo. Design missione, design livello, design personaggio, storia, innovazione, facilità d'uso, profondità e durata del gioco. Secondo me dobbiamo puntare su questi. Direi. Grazie Arpino, grazie per i 6, grazie mille. Perché allora la storia, racing game sportivo, design del personaggio. Personaggio, insomma, vabbè che Buzzi potrebbe essere, però. Design del livello, bah. Design della missione, che missioni vuoi tenere? O no? Durata del gioco? Sì, ci sta. Profondità? Magari anche no. Facilità d'uso? Vabbè, mica deve essere difficile da usare. Innovazione? Innovazione tanto. Tanta innovazione. Guarda, facciamo pure un po' più di durata del gioco. E metto una tacchetta in profondità. Boh. Però lo dobbiamo fare dopo per i report. Mo' dobbiamo andare a caso. Grazie mille a Sasit99 per il Prime. Benvenuto, Sasit. Grazie per questo primo mese. Grazie mille. Grazie mille. Il design del livello ci potrebbe stare, però. Boh. Mettiamo giusto un altro. Hanno reso tutto più difficile. Non si fa così. Noi avevamo trovato il nostro. Che cos'è? Si fa. Comunque, per quanto riguarda questi, invece, prima era 10, 40, 30, 20, che però erano mischiati. Addirittura era 10, 40, 30 e 20. Gameplay 10. Questo era per quanto riguarda il vecchio Racing Game. Ma i vecchi report, secondo me, non funzionano più. A parte che Racing ne avevamo fatto solo uno, Gato Turismo. Fascia d'età bambini solo avevamo beccato. Priorità 10, 40, 30, 20. 10, 40, 30. Ok, questo allora è giusto. E tutte le altre cose sono a cazzo di cane. E questi signori tutto a caso. Possiamo vedere l'altro Racing Game se ne abbiamo. No, non abbiamo beccato comunque niente. Questi non c'erano, giustamente. Vabbè, signori, proviamone. Proviamone. Ah, è vero, non è un racing game, ma uno sportivo racing. Ci avete pure ragione. Ci avete pure ragione. Avevamo beccato. Ah, no, design missione però 5. Ed era giusto. È vero, è uno sportivo. Io sto entrando nel racing, ma in realtà è sportivo. Quindi lo sportivo va 20, 30, 10, 40. 20, 30, 10, 40. È vero. Mi stavo a fissare con Racing, giustamente. Invece. E qua avevamo beccato il design della missione a caso. 5. E come faccio a mettere design della missione 5 qua? E vabbè, togliamo un po' durata del gioco, che vedevo di.
Buttaci tutto. Qua succede un macello però, eh. Qua succede un macello. Mettiamoci solo quelle appropriate di funzionalità e ce ne mette, vedete, meno di quantità, 57 su 99, ce ne mette tutte comunque, vabbè. No, per le statistiche in realtà queste qua in linea teorica ce le ha date 20, 30, 10, 40 che dovrebbero essere giuste, forse, da quello che ci ha detto. Per il resto, signori, andiamo un po' randomici. Come detto, sport, simulazione, moto. Che anno è? 2017. Secondo me un Moto Buzzi 18 ci sta. Moto Buzzi 18. Eh no, Buzzi, signori, ci deve sta. Moto Buzzi 18 per l'anno successivo. Vabbè, signori, vediamo che ci esce con Moto Buzzi. Anche Buzzi GP potrebbe essere. Beh, però Moto Buzzi, almeno che poi di vediamo, Buzzi lo possiamo anche riutilizzare. Moto Buzzi pure. Vabbè, dai, Buzzi GP 18, è vero, ci sta. Buzzi GP 18 lo lasciamo perché se esce bene facciamo un sequel. Vabbè, proviamo. Allora, nel mentre mettiamo grafica di alta qualità per Buzzi GP. Questo ci viene a costare una madonna. Vai. Questo va in rifinitura, migliora il gameplay. Poi abbiamo questo. Animazione di alta qualità. Boom. Vediamo che ci esce, signori. Che dobbiamo fare? Secondo me la media delle recensioni si la dovevano sistemare. Però non ci dovevano fregare la cosa qua. Ci hanno fregato un pochino su quello che avevamo trovato. Quindi purtroppo è andata così. Comunque qua stiamo facendo studiare qualcuno. Questi chi erano? Game testing. Ok, questo ha finito però. Sì, game testing. Buttiamola. Dove stavano i tester? Qua? Questi? Sì. Ok. Grazie a Matt SBSS per i 5. Grazie Matt, grazie per i 5 mesi di resub. Ben ritrovato. E no, l'audio l'abbiamo già fatto. Infatti vedete, già stanno lavorando. Vabbè, finiamo questi beta tester qua. Questa sta a 79. Questa 90, perfetto. Questa sta a 90, pare brutto, signora. Non si offenda, però era per dire massima capacità, no? 90, insomma. Avete capito. La produzione al momento stanno supportando Cyber Fantasy Bug, quindi al momento non possiamo fare altro. Quando Cyber Fantasy Bug non venderà più, passeremo ad altro. La produzione la facciamo dopo. Cyber Fantasy Bug comunque ci ha fatto guadagnare un bel po' di soldini, diciamo. Come procede qua? A che punto siamo? Al 15%, madonna, questo esce nel 2019, no? 18. Vabbè, poi facciamo anche un po' di pubblicità. Allora, madonna, lo stand adesso costa di più o sbaglio? Vabbè, non fa niente. Noi ci portiamo Buzzi GP, ci portiamo Cyber Fantasy Bug, magari gli diamo un'altra spintarella nelle vendite. E anche Tor Vergata, che adesso è free to play, magari piano piano gli ammogliamo un po' di... No, ho sbagliato, che imbecille, era tutti all'Arenbag che dovevo pompare, non Tor Vergata. Per carità, Tor Vergata, ok, però era questo che dovevamo puntare. Vabbè, ho sbagliato. Alla prossima. E niente. Attenzione, Buzzi GP, c'è dell'attesa nel titolo. Facciamo un po' di campagna marketing per Buzzi GP.
Al momento questi altri come Madonna, Cyber Fantasy Bug 189 da panico, Tor Vergata 54, vabbè, Buzzi GP già sta a 77. E al massimo lo possiamo spammare in TV. Oh, 77 è un botto l'attesa. Spammala in TV. Vai. Allora. Sì, possiamo produrre due giochi insieme qua, yes. Però nel senso, questa comunque la lascio così, che nel caso Cyber Fantasy Bug sta ancora vendendo molto bene, quindi famolo fa. Solo che, vedete, il gioco più si va avanti e più inizia a diventare complicato gestire il tutto, perché una marea di stanze, quindi. Allora, questa... Vai con Buzzi GP, che aumenta da panico. L'unico problema in realtà poi inizia a diventare il fatto che adesso dobbiamo... Prima ci organizzavamo con le guide che ci dicevano come fare un gioco fatto bene. Adesso dobbiamo ripartire random. Allora, guarda Buzzi GP come va forte. Comunque, secondo me... Allora, questi qua della grafica li abbiamo pompati un pochino, ma sono ancora discretamente... Ah, vabbè, i bug non fa niente, li sistemano. I tester forse adesso riescono a stare bene al passo. Più avanti forse si può iniziare a fare un'altra stanzetta per questi sviluppatori classici. Magari anche per fare più giochi. Mo vediamo un attimo. Però per fare più giochi è un problema. Magari uno gli facciamo fare le patch, uno i giochi. Mo vediamo. Allora, intanto tutti all'Arenbug pian piano sta recuperando come free to play, quindi potrebbe portarci ancora dei guadagni. Per Tor Vergata ci sono ancora 200.000 giocatori attivi, quindi server li lasciamo. Qua 800.000 giocatori attivi. Cyber Fantasy Bug è arrivato quasi a 100 milioni di dollari. Attenzione! Gioco dell'anno Cyber Fantasy Bug, signori. Bravi tutti. La ricerca è ferma perché non c'è più niente da ricercare, signori. Abbiamo ricercato tutto il ricercabile. Vedete, questo ancora è bloccato. Devono aggiungerlo tramite patch, diciamo, del gioco. Allora, in realtà qua avevamo fatto il supporto. Magari dovremmo prendere ancora qualcuno per il supporto. Però aspetto che finiscano dove. Questi stanno a rispondere alle mail, no? Servizio clienti, sì. Madonna, come pompa Cyber Fantasy. Sì. Allora, aspetta, fermi tutti. Questa ha finito, quindi la mettiamo qui a fare da tester. Perfetto. Allora, dov'è che siamo un po' più lenti? I tester vanno bene. L'audio... Allora, fatemi vedere. Questo stanno quasi finendo. A livello di grafico, audio... Vabbè, i bug poi ce ne stanno tanti, quindi ci sta. Allora, rallentiamo un po' il tempo e iniziamo a vedere qua chi è che possiamo mettere a studiare. Magari qua ci possiamo mettere... Vanno i fai. Ce ne frega poco. Allora, vediamo un attimo. Mercato del lavoro. Possiamo andare a prendere per il supporto e marketing. Allora, fate una cosa qua. In supporto le seguenti professioni sono le più efficaci. Impiegato. E impiegato non esiste. Immagino sia supporto. Per forza di cose, se no non abbiamo fatto niente. Vabbè, prendiamo supporto e marketing per forza di cose, no? Uno. Allora, aspetta, interrompi questo. Annulla attività. Metti un attimo in pausa. Due. E tre. Ok, c'è il corso di formazione per il supporto e marketing, ma spero di sì. Ok, sì.
Perfetto. Almeno anche le segretarie che devono fare del supporto in questo caso vanno a bomba. No, vabbè, ricercatori, dai, ci stanno. Comunque, Buzzi GP ci sta, buon gioco. Adesso aspetta perché continuiamo lo sviluppo per togliere i bug e proviamo a fare eventualmente marketing speciale con... Creiamo il super hype, signori. Proviamo. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 200 cuoricini. Nel mentre, ecco, l'audio anche ancora non ha finito. Gioco di platino. Cyber Fantasy Bug, signori, ha venduto 5 milioni di copie. Certo, producendolo noi magari ne vendiamo un po' meno, però guadagniamo molto di più. Siamo riusciti a fare grande così. Marketing speciale è andato a bomba. Aspetta che se riusciamo a fare pure il... quello della stampa. Anteprima per la stampa. Spero che piaccia alla stampa, signori. E potrebbe essere un gran colpo questo. Vediamo. Allora, al momento quelli più lenti sono l'audio e il motion... No, questo ha finito. Vai che è andata bene pure per la stampa. Signori, forse comunque c'è un buon gioco. Anche se non abbiamo beccato magari al meglio i parametri, però... Allora, fermi tutti. I bug li abbiamo fissati tutti, quindi... Termina lo sviluppo. Ah, in generale comunque una cosa su cui stavamo valutando, anche il fatto che adesso stiamo iniziando a distribuire noi giochi, è possibile anche che dobbiamo guadagnare reputazione sotto quest'ambito. No, volevo vedere se c'era qualcosa al riguardo in realtà. Distributore, sviluppatore, distributore. Ma ci siamo anche noi? Non credo. Perché più avanti immagino che aggiungeranno Non hanno ancora finito l'audio? Allora aspettiamo un po'. Aggiungeranno la possibilità di comprare anche o i distributori o eventualmente anche le altre software house. Nel vecchio c'era la possibilità di comprare le software house. Andavi qua sviluppatori e ti facevi sviluppare i giochi, vedi? Questa funzione non è ancora stata aggiunta, però poi si potrà comprare per un certo numero di soldi anche le altre software house. E al momento i soldi, vabbè, penso che questo sia no baga, però ancora non lo fanno, quindi ok, vabbè. No, facciamoli completare l'audio allora, è vero. Dai, manca ancora un po', però. Eppure l'audio abbiamo qua. Questo qua è un po' un salame, lo dobbiamo far studiare. E qua invece avevamo messo... Ah, ce ne stanno tre. Cazzo, è vero, so pochi. Vabbè, mo che hanno finito questi qua, magari prendiamo qualche tecnico dell'audio. Perché in un periodo stavano cercando di spammare tanto quelli. Possiamo fare anche un'altra aula studio, sì. Però... non è automatica qui? Sì, mi sa di sì. Avvia automatico, ok. Vabbè, ancora non finivano, fortunatamente. Allora, poi andremo a distribuire noi il gioco, perché comunque guadagniamo un botto anche in questo modo. No, le console ancora niente, signori. Numero di chiamate, lettere e email. Puoi rispondere alle domande, se non rispondi tante domande perderai fan. Evita giochi con bug. Vabbè, qua siamo una via di mezzo, stanno cercando di rispondere. Poi metteremo quelle tre che stanno studiando qua dentro e ne facciamo studiare altre tre. Quindi fino a quando questi non li facciamo livellare tutti. Severo ma giusto. Anzi, pure 4 ne possiamo mettere. O 3. No, facciamo prima 3. Prima il blocco da 3 e poi quell'altro. Così saranno più brave. E bravi, insomma. Bravi, bravi. Hanno finito? Ok, hanno finito. Quindi, signori, possiamo distribuire Buzzi GP. Termina lo sviluppo. Sperando che... Autodistribuzione. Allora, facciamo che va bene così. I profitti sono severi ma giusti. Va bene. Al massimo, guarda. Edizione della collezione. No, non ci mettiamo la statuina perché va bene così. Ok. Boom.
tra... Dammi un paio di settimane per produrlo, eventualmente. Guarda, facciamo tre perché... Vediamo, signori. Ok. Un po' meno, un po'... Però le medie sono sempre a cazzo di cane. 82, 93, 95, 97, 85. Mi scusi. Vabbè, poi, allora, fermi, perché adesso facciamo subito un report. Crea report per BuzziGP. E aspetta, dopo che mi hai fatto BuzziGP, fai in automatico tutti gli altri e sti cazzi. Qua iniziamo subito a produrre BuzziGP. E mi fai... Guarda, di edizioni standard me ne ammolli un 500.000. Partiamo a bomba, poi piano piano diminuiamo. Edizioni deluxe, un 100.000. Non troppe le edizioni deluxe. E le edizioni da collezione, insomma, se sono da collezione, me ne fai 10.000. 10.000, no, forse so poche. Facciamo così. In tutto il mondo, signori, facciamo... No, facciamo, dai, 50.000, poi aumentiamo le altre sopra. 50.000, qua magari me ne fai un... $130.000. 50.000 in tutto il mondo? Ci può stare. Produzione automatica? Vediamo. Proviamo. Vai, datevi da fa. Pompate le copie. Vediamo, esce tra un po' di settimane. Intanto stanno producendo. Tra una settimana esce, vediamo un pochino. Allora, fammi andare qua e vediamo quanti ne abbiamo. Vabbè, giusto per... Buzzi abbiamo. Edizioni standard. Ah, le altre ancora non le hanno fatte. Ma siete dei salami, dai. Miglior design del personaggio. Vabbè, poi vediamo. Allora, stand grande di nuovo, dove ci mettiamo BuzziGP. Come secondo gioco Cyber Fantasy Bug. Oddio, sta ancora vendendo, quindi va bene. E ci mettiamo all'Arenbug. Dottor Vergata, all'Arenbug. Vai. Olè. Vai. E non si vede BuzziGP? Allora aspetta. No, BuzziGP ci ha fatto perdere dei fan. È uscito così merdoso. Perché abbiamo fatto l'hype. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo questo e questo più piccolini. Facciamo così. Allora, facciamo una cosa. Per non deludere i fan, signori, facciamo un aggiornamento. Aggiornamento gratuito per BuzziGP. Metti tutto. Dai, facciamogli una patch, signori, poverini. Sono stronzi, tra l'altro, però. Con quale cattiveria. Gioco d'oro. Vabbè, Buzzi comunque un pochino ha venduto. Un milione di copie le ha vendute. Piano piano. Cyber Fantasy Bug sta continuando a vendere. Teniamo aperte solo quelle dei giochi che produciamo e che vendiamo. Poi le altre piano piano. Ho fatto il super hype, però effettivamente non sapendo un po' com'era, non so. Tor Vergata, quanti giocatori c'ha ancora? 85.000, tutti all'Arenbug ce n'ha. Ah, tutti all'Arenbug, sta aumentando da panico, ok. I server come stanno messi? No, vabbè, bene. La patch è uscita? Credo di sì. E Buzzi secondo me è un po' limitato dalla produzione a questo punto. È possibile? No, in attesa di istruzioni, quindi non credo. Vabbè, già abbiamo guadagnato comunque 42 milioni, quindi va bene. Dipende, questa che scende sì, i dipendenti. Però i dipendenti si attaccano al cazzo. Comunque, indipendentemente da ciò, andiamo
Allora, aspettate, i report, dove li vedevamo? Madonna, mo che cazzo si ricorda? Giochi propri, report, analisi del gioco, metti data di rilascio. Allora, cazzo, però ne abbiamo beccati tanti. Cioè, signori, abbiamo beccato innovazione, che questi su 10 abbiamo beccato questo, design personaggio no, non l'abbiamo beccato, neanche questi. Ma là devi andare proprio a caso, cioè, scusa. Per quanto alla fine questo è un il genere sportivo, quindi ci servirà anche per il nostro fissa. Fammi vedere però una cosa, scusa. Fissa, abbiamo beccato solo design missione 5. Design missione 5, sì. Gli altri li dobbiamo rifare tutti, allora. Madonna. Allora. Possiamo, vediamo un attimino come siamo messi qua. Fighting game. Dai, per 36 settimane. Facciamo una cosa. Marketing, ricerca di mercato. Vediamo quale potrebbe andar bene al prossimo giro. Proviamo a vedere. Vediamo cosa c'è nell'aria. Così almeno sviluppiamo un gioco adatto. Vabbè, comunque ci sta facendo guadagnare, tutto sommato. Allora. Oh, miglior colonna. Ma scusa, come fanno a essere delusi per un gioco con la miglior colonna sonora? Gioco dell'anno, sviluppatore dell'anno, e se incazzano pure questi. Ma dai, signori, abbiamo fatto il gioco dell'anno e quelli si sono pure incazzati. I fan non capiscono un cazzo, ve lo posso dire. Scusate. Gli fai un gioco che è il migliore nell'anno. Nell'anno solare. E tu te incazzi pure. Ma trova del lavoro, ma. Comunque, mi fai vedere sto cazzo di report? No, marketing speciale. Il report. Allora, la prossima tendenza con probabilità l'80% è un FPS con i vichinghi. Come cazzo fa a essere un FPS con i vichinghi? Per carità, senza nulla togliere ai vichinghi, però che i vichinghi come sparano? No? Vabbè, però facciamo un FPS, lo possiamo fare. Allora, abbiamo notato che il 24%, la ricerca di mercato ha mostrato che il 76% dei giocatori preferisce una versione fisica e il 23% invece una versione digitale. Abbiamo notato che il 24% degli acquirenti interessati a un'edizione deluxe, mentre i 9% a una limitata. Quindi praticamente possiamo fare un 8%, per stare sicuri, di limited rispetto all'edizione normale e un 25% all'edizione deluxe, anche un po' meno. E pare brutto un po' così col mitrozzo, no? Cioè, boh. Grazie Nativalien, grazie per gli 11 mesi, grazie mille per gli 11 mesi di resub e grazie mille a Nicolone88 per i 7, grazie mille. Allora, aspettate, fatemi riaprire qua la finestra dei vecchi cosi che magari proviamo a fare un FPS, va? Ci proviamo, magari sviluppa un gioco. Non è per noi gli FPS, non sono il nostro genere, dobbiamo dirlo, però... sempre tripla A, perché se dobbiamo fare una cosa comunque la facciamo bene. Allora, FPS, siamo un po' scarsi, però per gli FPS allora aspettate, intanto fatemi vedere una cosa. C'è il sottogenere. Come cazzo lo becchiamo qua? Shooter anche in terza persona come sottogenere va bene. L'argomento è un po' problematico, perché i vichinghi, abbandoniamo l'idea dei vichinghi onestamente, non mi sembra il caso. Però il fatto è che mo li abbiamo sbloccati tutti, quindi
Aziende, astronavi, bambini. Ci stanno tipo gli zombie. Sottogenere. Sottogenere c'è una madonna di roba. Cacciatore. Oh, ci sta il cacciatore di zombie. Spara tutto. Terza persona, poi scegli tu. Grazie Barbons, grazie per i 13. Grazie mille. Ci sta, ci sta. Senza licenza, poi il titolo, vediamo. Allora, il motore, vabbè, il più sportiveggiante che abbiamo è questo qua. Per le piattaforme c'è qualcosa di nuovo? Nel mentre è passato un anno, quindi... no, non c'è... Cioè, tra virgolette, niente di nuovo. La nostra principale è il computer, poi abbiamo... S4... Questo e questo, va bene. Questi vanno bene, mettili tutti... 72%, ma posso comprarli ogni volta che faccio un gioco sti cosi? Che cazzo è? No! Gesù! Ah, me l'ha tenuto, porca troia, pensavo si fosse bloccato il mondo. Perché ci ha messo quello sotto... E basta! Dove cazzo clicchi? 70... Vabbè, ce ne starà sicuramente un altro, però... no, però questo poi online giocano, poi succede un macello, la gente si incazza. Vabbè, va. Ora, allora. FPS non li abbiamo mai fatti, dobbiamo andare tutto a caso. Abbastanza. Possiamo solamente destreggiarci su questi che dovrebbero essere 10-50, 20-20. Mi sembra strano che il gameplay debba essere una merda. Però apparentemente è così. Allora, il gioco va bene per anche per gli adulti. Teenager, adulti. Facciamo una via di mezzo, poi vediamo un attimo. Le lingue non le avevamo messe, no? Vabbè che poi facciamo sempre un recap generale. Ora, qua piano piano. Allora, facciamo così. Giocatore accanito occasionale. Giocatore accanito. Un po' più difficile lo facciamo. E poi mettiamo profondità. Nah. Durata del gioco, poi vediamo. Innovazione, insomma, storia. Design del personaggio, del livello, della missione. Qua è tutto importante, cazzo. Non puoi abbassare cose. Magari togliamo un po' di innovazione. Che cazzo è nuova? NFPS fa uguale, via. Mettiamo uno di storia, uno del personaggio, uno del livello, uno della missione. Poi il fatto è che fino a quando non li becchi precisi, non li beccherai mai. Allora. Missione, durata, profondità, facilità d'uso, magari anche un po' meno facilità d'uso, eventualmente. E... una tacchetta di durata. Vai, mettici un altro di innovazione, ma va bene così. E... No, che MMO, no, va bene così. Tac. Vai, mettici quelle giuste. Cioè tutte, ce le mette sempre tutte. Bene, così. Ok. Allora. Vabbè, quelli poi pian piano andremo a vedere dopo questo che abbiamo fatto. Sì, ma no, era un messaggio comunque abbastanza inutile, nel senso non c'entra una sega. E.
Allora, vai con il titolozzo. Qua dobbiamo vedere un attimino la sportiveggianza del titolozzo, che potrebbe essere un... Allora. Il vecchio. Beh, i vecchi Medal of Honor, questo qua dobbiamo... Medal of Connor, secondo me ci sta, eh. Le statistiche non le vedo. No, però su quelle... sicuro che non su quelle vecchie, Mena? Mo' proviamo a ri... Mo' le provo a mettere comunque. Vediamo, quindi dovrebbe essere... Addirittura, eh? Proviamo. Aspettate che sono tante, quindi me le devo ritrovare. Sei giusto? Tre, e questo ci stavamo più o meno. No, 9 mi sembra eccessivo. Eccessivo, no? Vabbè, proviamo. Queste qua sono rimaste uguali. Poi, Mena, nel caso se sai dove stanno tutte queste liste, mandamele pure a me, così poi ce l'ho direttamente pure per le altre. Se gentilmente me le puoi mandare, almeno ci attrezziamo. Pensavo che comunque pure il più 16 potrebbe andare bene, però vabbè, beh, proviamo così. Allora, no, aspetta, però questo è con gli zombie, quindi Medal of Zombor. Ci sta, onesto. E se poi... Le stelline in alto quali? Intanto proviamo così. Direi che qua abbiamo già attrezzata. Perché poi c'è anche abbastanza... Mettiamo adulti. Ma comunque, ragazzi, questo qua non vi preoccupate perché comunque lo fa in automatico. La fascia d'età poi la mette lui in automatico, indipendentemente da quello che scegliamo noi. No, su Switch no, perché quando andiamo a sviluppare dobbiamo vedere anche questo qua. Se noi vedete, il motore è 7. Se io vado a prendere... no, la Switch ci sta in realtà. 5.8 ci potrebbe anche stare. Forse al posto del Mac, perché quella sale ancora di più. Sì, è vero. No, pensavo, ero convinto che fosse. Che fosse 6 la Switch. Non so perché. Perché questa sicuramente andrà a salire. No, no, pensavo fosse 6 per quello. Questa è qua. Poi, allora aspetta. Sviluppatore amatoriale sconosciuto. Non... Vabbè, intanto sviluppiamo questo. Iniziamo a metterci la grafica di alta qualità. Ricordiamoci, quelli un po' più lenti erano quelli sonori. Quindi poi magari mettiamo qualcuno direttamente qua. E andiamo a questi.
E poi dopo che ne abbiamo presi un po' hanno livellato. Ah, lo conta come errore. Io ero convinto che comunque facesse in automatico. Quindi alla fine facendo in automatico sti cazzi, nel senso. Allora, vediamo questi qua. Stanno a studiare. Sì. Ok. Comunque ti dicevo, Vena, se riesci, prova a mandarmi poi in chino eventualmente per un messaggio qua. Aspettate che c'è una nuova leggenda. Fermi tutti. Chi è questa leggenda? Game design. Game design. Cazzo, solo i game designer mi sta a trovare. Mannaggia la puttane. E questi sono già tutti dei pro. E qua pure mi sa che erano tutti pro. Allora. Allora dobbiamo fare una cosa al volo adesso. Dobbiamo allargare questa. Quindi i tester, questi qua li spostiamo e li mettiamo nella mega stanzona. Ci allarghiamo qua, signori, a sto punto. Abbiamo fatto la stanzona apposta, però. Per quanto ci sono altre cose che poi rallentano lo sviluppo, però pian piano magari aumentiamo pure quelle. Facciamo così con i tester. Se io però sfondo sta stanza, questa me la dà come prioritaria. Vabbè, nel caso lo rifacciamo giusto così. No, ce n'è rimasto uno. Dove sta questo? Stava al cesso, lo dico io. Allora, questa stanza al momento me la cestini. Vabbè, annulla l'attività. No, non è che devi annullare l'attività, me devi proprio demolire la stanza. Ah, devo prima fare così. Sposta attività. Allora, l'attività che stava facendo questa me la sposti qua. Perfetto, questa diventa prioritaria in linea teorica. E questa diventa di supporto, perfetto. Quindi annulla il supporto e demoliscimi la stanza. Perfetto, poi questa stanza qua me la gigioneggi un attimino in questo modo. Mi prendo anche un po' di spazio in più, tanto il corridoio se è stretto non ce ne frega niente. Ok, poi mi sposti. La scrivania aspetta. Prima me posso spostare ste cose, no? Vabbè, le spostiamo dopo, non fa niente. Riusciamo a metterle. Due. No, Maledizione. È possibile che mi gioco tutto sto spazio, no? Bravo. Saranno un po' strettini, ma non fa niente, signori. A posto. Mi devi mettere al massimo, guarda, un altro solo il termosifone, dai. Quello lo sposto là dietro. Questo lo metti qua. E stiamo parati. La lampada gli serve? Te la metto qua, la lampada. Olè. A posto. Poi questo qua me lo piazzi qui. Questo. Dai, questo mi sa che non ci va. Poi l'ancoraggio, please. Che qua lo riesci a mettere. Dai, che ci va. No? Guarda, che io te lo lascio qua dentro, Allora, vendi oggetto. Scusa, o lo metti bene o non lo metti per niente. Questo non lo puoi ancorare, tanto qua si blocca. Cestino te lo lascio qua, chi lo vuole usare lo usa. Al massimo, guarda, no, aspetta. Qua ti posso piazzare. No, gli oggetti sono aggiornati, perfetto. Mi metti un premio, qualche altro premio. Tanto abbiamo
Mettimici un gioco di platino qui e un gioco di diamante qua di lato. Così. Il gioco d'oro, che è più barbone, lo metti qua. Ok. Poi mi metti un altro, come detto, il leggendario Cliff Bleszinski, tra l'altro, da notare il nome. Ok, a posto. Piano piano. Questi lavorano, va bene, lavorate. Onesto. Guarda, se mi trovi qualcuno del supporto che comunque è ancora abbastanza... mettimici questo qua pure, no? Facciamo lavorare anche il supporto, signori. Comunque, vediamo un attimo. Rallenta un po' Tor Vergata, come sta messo qua. Giocatori attivi per Tor Vergata sono 50.000. Aspetto ancora un pochino, poi lo chiudo il server. Mentre per all'Arenbach, giocatori attivi 1.500.000. Ma come stanno i server? Ah no, vabbè, comunque stanno messi bene. Vabbè, onesto. Cyber Fantasy Bug, sì, è arrivato alla sua, al suo termine, è vero. Quindi possiamo andarlo a rimuovere dal mercato. Cyber Fantasy Bug ha avuto il suo. Ok, 167 milioni di dollari comunque guadagnati. Andiamo a vendere quello che c'è rimasto di Cyber Fantasy Bug. Ancora, vabbè, 80.000 copie sono pochine in realtà. Ci dà comunque 228.000 dollaroni. Ok. Vai. Buzzi GP comunque sta andando ancora bene, dai. All'Arenbach in realtà è un free to play, secondo me possono stare ancora così in tranquillità. Poi stiamo sviluppando il gioco, quindi... Buzzi GP è arrivato a 5 milioni di copie, onesto, già ce l'ha fatto guadagnare 125 milioni, onesto così. La Sunny GSV. Grazie a Zamasu Merged per i 9 mesi, grazie Zamasu, grazie mille per i 9 mesi di resub. Allora. Vabbè, qua ci vuole un po' nel mentre, poi qua magari faremo un altro... Allora, orca troia. Nella zona centrale, onestamente, io rifarei tutto... quello che abbiamo fatto adesso, nel senso che rifacciamo un secondo studio di sviluppo quasi, vista la grandezza. Tanto per creare console non credo che ci voglia tanto. No, non devo collegare niente, stanno bene così al momento, perché quella è un'altra, quella che stiamo facendo. Mercato del lavoro... porca puttana, ma tutti i game designer. Per carità, non è che me lamento. Mo abbiamo pure aumentato la zona. Però è qualcuno di qualche altra tipologia? No? Crisi energetica. Più 100% del costo dei server. Vabbè, non ne abbiamo tanti di server, fortunatamente. Comunque, mi trovi un altro supporto marketing? Ok, che li facciamo studiare un po' qua. Almeno poi, oltre a rispondere alle mail, che al momento stanno abbastanza intasati, come potete notare, mettiamo anche qualcun altro che fa altro, pubblicità. Grazie Apu94 per i 6, grazie Apu, grazie per il mezzo anno. Ma no, studio solo per il nostro, non serve, perché poi tanto dobbiamo collegarlo ad altri, quindi sarebbe anche uno spreco di spazio, diciamo così. La stanza dei tester non funziona, in che senso? Stanno qua. Funziona, quelli stanno lavorando tutti. Ah, questa qua, è vero. Madonna, ma questi? Quest'altra, è vero. Questi pure li potremmo far... No, questi me li ero scordati, scusate. Non mi ricordavo di avere... Vedete, quando inizia a diventare troppo grande non si capisce più un cazzo.
supporto a questo. Perché ho cambiato il supporto a quello. Non mi ricordavo di avere altri tester qua sotto. Non si capisce un cazzo. Grazie Colix, grazie per il Prime. Benvenuto tra gli sportiveggianti, Colix. Grazie mille, grazie mille. Allora, stand grande. Allora, andiamo con Buzzi GP che sta ancora vendendo. Spammiamo un po' Medal of Zombor e un altro pochino anche tutti all'Arenbag, che comunque ha milioni di utenti a tutt'oggi. Questa qua ci dice che... credo sia il cesso quello inattivo. Ah no, questi. Vabbè, questi è normale che stanno inattivi. Che cazzo devono fare? Almeno che... come sta il... Tor Vergata, vabbè, me lo togliamo. Tutti all'Arenbag, magari un pochino possiamo pure spingere. Medal of Zombor già sta a 100, però non so se spammare di più. Nel caso lo facciamo dopo. Per il momento... guarda, per il momento facciamo una cosa. Spammiamo un po' tutti all'Arenbag. Facciamolo fare a qualche streamer. Che è un free to play. Magari... tutti all'Arenbag ci ha fatto guadagnare 9 milioni, che per carità non è male, però. No, vabbè, ma di tester ce ne abbiamo comunque un 13 qua dentro, quindi va bene, tutto sommato. Poi una volta che sport game sono tornati di moda i vichinghi, va bene. Quindi non abbiamo beccato gli FPS, vabbè. Questi stanno a studiare. Allora, continua il supporto, lo sviluppo, che abbiamo una marea di bug. Allora, questi qua ancora non hanno finito. Questi quasi. Quelli del suono gliene mancano due, una in corso e quest'altra. Questi qua uno solo. Quelli del suono pure dobbiamo, vabbè, assumere qualcuno buono. No, ma la stanza marketing tutto sommato serve, non relativamente, però per dire, aspetta, nuova leggenda, mo sarà uno del game design sicuramente, game design, e niente, è il momento dei game designer, signori, che per carità, va bene, però basta, qualche leggenda di altro? Proviamo a sparare l'hype, marketing speciale, mega hype per Medal of Zombor. Crea super hype. Boom. Questi fanno subito il super hype. E poi vabbè, l'obiettivo è avere tutte le leggende pian piano. Se cambia... facciamo anche marketing speciale, diamolo anche alla stampa. Anche se ha tanti bug, però nel mentre glieli tolgono. Non ha funzionato il mega hype, ormai la gente non si fida più. Riallocare ci vuole una madonna di tempo. No, non è piaciuto. Ma vaffanculo allora. Bastardi. Comunque, Buzzi GP, signori, quasi 10 milioni di copie, ci ha fatto guadagnare 241 milioni di dollari e il pubblico era anche con la puzza sotto al naso, Vabbè. Qualcuno qua ha finito di studiare? No, Vabbè, noi quest'anno non abbiamo fatto niente, quindi... noi andiamo piano piano. Comunque al momento sono gli sportivi che vanno forte, quindi potremmo... no, non facciamo in tempo 38 settimane. Se no facevamo un nuovo fissa. Ogni tanto un fissa ci vuole. Tor Vergata tra un po' lo chiudiamo, perché i giocatori attivi sono 9000. Possiamo anche scontentarli. Non me ne vorranno, ma togliamo Tor Vergata, signori. Ci ha fatto guadagnare comunque 32 milioni di dollari, oltre a quelli che avevamo guadagnato prima. Ci sta. Tutti all'Arenbag. Vabbè, ci sono ancora 300.000 giocatori attivi, quindi va pure bene. Però qua abbiamo fatto tutto. Ecco, appena abbiamo finito questo, che in realtà dovremmo aver finito l'audio l'anno fa. No, l'audio non l'hanno fatto. Ci servono i tecnici dell'audio.